Spero vivamente che questo canale non diventi io che vado al parco tutti i giorni per cercare di stare bene. Ho passato letteralmente tutta la giornata a guardare video su YouTube di interviste, sketch stupidi con gli attori. Sono partita guardando le interviste al Comic Con, al cast di Twilight per la premiere di Breaking Dawn. Parte 1, anzi no, parte 2, e poi sono finita in un buco. Cioè, sapete quando entrate su YouTube ad un certo punto, cioè venite risucchiati? State vedendo dei video e non sapete neanche perché, non riuscite però a smettere di continuare a cliccare le cose che vi vengono di fianco. Ecco, questo è uno di quei giorni. What? E niente, stavo pensando che forse è giunto il momento di prendere la nostra pietra domestica. Oh mio Oh Dio! mio Dio! Lo so, vi avevo promesso che entro il 20 gennaio avrei fatto uscire tutti i video su Riverdale prima dell'uscita della quinta stagione, ma un serpeverde non mantiene mai le sue promesse, quindi eccomi qui che voglio fare il video sulle pietre domestiche. Però secondo me potrebbe essere divertente e soprattutto potrei rendere produttiva questa giornata che è veramente wow. Wow, non so, dovremmo andare a cercare una pietra però. E niente, cioè, cosa facciamo? Andiamo al parco a cercare una pietra? Andiamo a prendere questa pietra, facciamo qualcosa oggi, perché sennò, giuro, non lo so. Few moments later. Sono letteralmente inciampata sulla pietra e quindi ho detto questo è un segno divino. Tra l'altro sono in questa zona del parco che è un po' strana, un po' triste, però mi ricorda Twilight. Altre persone, aiuto! Comunque dovrei smetterla di ascoltare canzoni deprimenti, soprattutto in giorni come questo, perché poi mi deprimo ancora di più. Cioè, sembra che il mio cervello lo faccia apposta. Ascolta questa canzone che sai che ti farà stare male. Pazza! Several song-filled hours later. Incredibile perché sono entrata al parco, ho fatto boh, 200 metri e sono inciampata su sto sasso. Cioè, è proprio un segno divino. Adesso capiamo cosa fare di lui, come dobbiamo trattarlo, perché Wikiao aveva un sacco di regole. Ok, Wikiao dice che il primo passo è prendere una pietra, ce l'abbiamo. Il secondo, scegliere dimensioni più adatte al tuo scopo. Vabbè, è stato un segno divino. Terzo punto, farle il bagno. Ok, va bene. Okay, il prossimo punto sarebbe darle un nome, ma io sapevo già come chiamarla. Perché appena mi è venuta in mente questa cosa delle pietre domestiche, ho detto vorrei una pietra domestica che si chiami torta di mela. Le si addice? Non ho idea, però si chiamerà torta di mele o di mela. Torta di mela? Torta di mela o torta di mele? Cioè, in teoria è torta di mele, però torta di mela è più particolare. Vada per torta di mela. Poi qui dice che dovremmo darle da mangiare. E specifica, non può mangiare nulla di fisico, ovviamente. Grazie, Wikiao. Quindi dalle del cibo per gli altri sensi, come per la vista, il tatto, l'olfatto e l'udito. Se non riesci a stampare qualcosa di carino o non riesci a trovare nulla che abbia un buon odore, prova a vedere se alla tua pietra piace guardare quello che mangi. E se ti senti a tuo agio, prova a farglielo annusare.
No, questo no. Ok, quindi dovremmo stamparle qualcosa di carino da guardare e qualcosa di profumato. Ok, possiamo fare queste cose, farla sentire a casa. Ci siamo. Per le cose belle da guardare, ho subito pensato a questo. Non potete negare che sia una cosa bella da guardare. Quindi la metteremo qua. Ok, così può guardarlo. Allora, per scegliere qualcosa di profumato sinceramente non sapevo. E allora ho detto, vabbè, ho del profumo, spruzziamole sopra del profumo, così sarà lei stessa a profumare. Ok. Yeah. E poi Wikiao suggeriva di farle sentire della buona musica. E a mio parere niente grida buona musica quanto Baronet di High School Musical 2. Quindi ecco. Dai! No, spiega, cos'è? Perché ci hai messo il... Perché dice di farle sentire un buon odore, farle vedere qualcosa di bello e farle sentire musica. Non sei pazza, tranquilla. Ok, ora che la nostra pietra si sente a casa, è arrivato il momento di farle una casa. Almeno Wikiao suggerisce questa cosa. Quindi procederemo a costruire una piccola casetta per la nostra pietra. Questo video non ha assolutamente senso. Ok, ho tirato fuori tutte le robe che nella mia mente potevano essere utili per decorare, dipingere, scrivere cose, insomma, creare questa casetta per la nostra pietra. Mi sono già sporcata le mani, non ho neanche iniziato. Ho preso anche questi, ma secondo me non dobbiamo usarli. Cioè, non dobbiamo. Comunque, questa sarà la casetta della nostra pietra domestica. Wikiao suggeriva di usare una scatola per scarpe. Io però ho questa, che è una scatola di Sephora. Togliamo sta roba. E anche questo qua tipo cassetto, cioè secondo me è carinissima. È carino sto pattern qua, però forse questa parte qui, cioè soprattutto quella... Ah no, ma si può girare? A posto. Però vorrei decorarla, cioè fare tipo dei disegni qui dentro. Ma sì, dai, proviamo. Non so perché ho tutta sta roba in casa, non è neanche mia. Allora, rosa, abbiamo bisogno del rosa in tutte le sue forme, ok? Ok, questi sono i nostri colori, possiamo farli funzionare. Ok, credo di essere arrivata più o meno ad una situazione che mi piace. Non è niente di che, però non lo so, mi piacciono molto i colori, sono molto carini. Ma adesso viene il bello, perché dobbiamo arredarla dentro. Non sapevo cosa usare come letto e allora ho pensato che questo potesse andare. Boh, questa parte mi sembrano le coperte risvoltate. Non lo so. Vabbè, comunque, è il letto questo. Poi ho messo una miniatura del Burn Book, perché insomma... Chi non serve in una camera, in una casa in generale il burn book, utilissimo se ce l'avete con qualcuno e volete scriverlo. Poi ho attaccato sto post-it qui come se fosse un tappeto e qui, non lo so, gli ho messo un peluche topino un po' rosicchiato da Matilda. Potrebbe essere un companion interessante. Ah, quasi dimenticavo, dobbiamo mettere anche il suo poster di Breaking Dawn. Lo mettiamo così, come se fosse una sorta di finestra in cui Bella e Edward ti fissano, bellissimo. E quindi non ci resta che mettere lei. Torta di mela.
eccoci qui. Se lo piego cade tutto. Torta di mele è veramente carina. E poi adesso profuma del mio profumo. E niente, grazie mille per aver visto questo video assolutamente a caso. Questo video è stato inutile, ma secondo me abbiamo imparato tanto. Prima di tutto che la casualità a volte porta a cose positive. Inciampare non è sempre un male. E soprattutto non esiste giornata orribile che non possa essere migliorata da una torta di mele. O in questo caso da una torta di mela. Nulla, come al solito, grazie mille per aver visto questo video. Spero non vi disiscriviate dal mio canale. E soprattutto mi dispiace di portare dei contenuti così what the fuck ultimamente. Però ho voglia di fare cose un po' così. Nell'info box trovate tutti i link per seguirmi sui social, per i miei vari codici sconto. Oh, a proposito, per chi di voi lo chiedeva, Flavio sta molto bene. Non l'ho ancora rinvasato però, dovrei farlo a breve. E niente, ci vediamo al prossimo video.